ragazzi, qui dentro ti con Amnesia Machine for Pigs. Quindi seleziona, dito bene e continua. Vuoi continuare? No! Ho detto continua perché voglio cominciare una partita nuova di zecca. Ok, allora, maglia arancione attivata, cuore che... No, forse voi non lo potete vedere, ma nel caricamento c'è l'immagine di un cuore. A volte Amnesia lo fa vedere, a volte non lo fa vedere. È fugace, è molto... A volte schiva. Comunque, ho scoperto cosa bisogna fare, io stupido, non mi ricordavo che avevo toccato la statua dell'orso. Alla fine tutti gli enigmi mi sembra che si stiano risolvendo in questo modo, toccare un oggetto e vedere la porta che si apre, cioè... comunque, ho già avuto modo di esprimere i miei pareri su questo gioco e ciò non toglie che lo voglio giocare, perché voglio dare una chance a quel gioco che mi ha osannato come che mi ha proclamato come Ditto Magic Official su YouTube, nel senso che grazie ad Amnesia se sono diventato conosciuto e tutte queste cazzate qui. Cazzate no, scherzo ragazzi, non lo sono per niente. Allora, Ditto, alza la grafica ragazzi, ora l'ho alzata, se lagga sono cazzi vostri. Dunque, minchia ragazzi, lagga come mia nonna con un palo nel culo. Che devo... Ecco, allora, di qua ho toccato l'orso. Ho toccato l'orso. Ah, porca Eva, ragazzi. Ma guarda te! Io. Scooby-Doo. Ok. Ora però non so cosa accade. Ok, possiamo procedere, andare avanti. E vai. Shh, piano, sotto troppo il volume. Cos'è? Cos'è sta roba? Dorothy, che cazzo? Cos'è sto rumore di scrivere? Cos'è sto rumore? Sono io che mi sto scrivendo delle cose? Promemoria. No. E quindi allora me ne vado a girare la valvola come solo io so. Ti prego, fai che sia stato utile. Voglio tanto che sia stato utile. Non voglio riandare a vedere una guida. Non ho adesso la voglia. La forza, la determinazione! Addirittura. Allora, comunque ragazzi, minchia, l'interazione con gli oggetti in sto gioco è davvero terribile. Cioè, dai, non si può toccare un cazzo. E te, buffo, cosa guardi? Ridi. Allora. Che cazzo? Susanna, non piangere per me! E dai, chiudo, non ho neanche l'inventario. Ho la palla di riserva nel taschino del gilet. Perché non... Please, palla per Miss. Per Miss Dido. Ah, ok, la smetto. Non si smuove, la porta non si smuove. Guarda, il cammello di cielo, baby. E ora? È bratta. Ora è bratta assoluta, ora che cazzo faccio? Di qui me lo sento. No. Di qua sicuro. Oh! Oh! I am off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none at all. Cosa? Sì, lo so che questa amnesia è molto più incentrata sulla trama piuttosto che sull'effetto horror. Ma che cazzo, io voglio un horror, non voglio un... un qualcosa che mi fotta la testa come sta facendo sto gioco. Wow! È il posto di... Davvero questa cosa era aperta sin da subito. Ma Dio mio! Per non dire altro, affanculo, adesso potrei dire altro. Cosa c'è nell'armadio? Buono, ok. Perché non si gira? Ragazzi, il mio mouse su questo gioco è terribile. Io ho cambiato oggi le pile, quindi non è colpa del mouse, ragazzi. È colpa forse del tappetino, dato che stavo usando un foglio di brutta. Fanculo me stesso. Ok, voilà. No, non l'ho presa, ora sì. No, questa l'ho già girata. Ah, questo è il posto. Ah, questa porta è aperta. Quindi ora devo andare dritto. Ah, adesso si sta tu. No, ragazzi, siate un po' meno inquietanti. Non vi ho cresciuto in questo modo, però, Metallo, una strana scoperta. Metallo che si raffredda e si contrae rumorosamente. Deve essere quella strana macchina di cui parlava il mio nuovo amico. Se i bambini hanno scoperto questo posto, è possibile che si siano avventurati più sotto, entusiasti per la scoperta. Molto bene,
pare che il mio percorso sia segnato, che la discesa abbia inizio. Anche com'è felice quest'uomo di scendere nei meandri degli incubi più peggiori, della vendetta incontrastata, del demonio malefico. Cos'è? Wow, era una porta, ok. Wow. Ora siamo? Ok, meno male, è un posto nuovo. Mi piaceva il terrore, forse uno dei posti in cui... Era una sottospecie di maiale quella che avevo urlato, sbaglio. Oh, sono nel carrettino! Signori, è arrivato l'arrotino! Signore, signore, è arrivato! Ok, non c'è nessuna signora in questo posto. Fanculo. Sono tutti... Avete capito? Sto scherzando, sono tutti morti. Ok. Salve, è interessante vedere quella cazzo di testa di maiale che mi sta seguendo, benché sia solo una maschera e quindi non possa spostarsi per conto suo, porca leva di quella troia impestata. Scusate, devo... Ok, vamos avantis. Salve maiale. Smettete di chiamarmi papa, perché è inquietante. Io non sono papa. O sono papà, o sono father, o daddy. No, non chiamarmi papa. Siamo confinati qua sotto per sempre, immagino adesso, vero? Cioè, o meglio, non possiamo più salire. Sbaglio? Contro le acque che salgono. Raggomitolato nella cabina, egli si accorse malapena del passare delle settimane. Minchia. I flutti del mare l'avevano quasi affondata, ma la sua febbre l'aveva tenuta a galla. Nell'oscurità la sua canzone brillava. Detto ancora più potente del solito. Dove cazzo siamo adesso? Ok, mi sa che incomincia l'horror adesso, porca Eva. Sì, esatto, siamo arrivati da là, è tutto crollato, quindi... Wow, qui c'è una nota. Quindi non possiamo... Ah, fanculo, non possiamo salire. 3 giugno... Ora capisco che la mia fobia per la sporcizia... Cosa? Nasce da quella malattia che ho contratto arrampicandomi sui templi sperduti della giungla. Che cazzo è Indiana Jones? È come se quei spazi incontaminati, così liberi dalla lordura degli umani, mi fossero rimasti nell'anima, rendendomi vulnerabile a ciò che trovo qui. È la paura a tenere ciascuno al proprio posto. È la paura della carne, della rovina della carne, è la più grande in assoluto. Sono disgustato, rovinato, ma costruirò delle macchine per arginare questa sciagura e curarci tutti. Un nuovo secolo è alle porte. Cioè, ok, si vede che è una critica, cioè che quest'uomo critica in maniera incredibile dove si è arrivati con la sua società e tutto. Parla della lordura a cui sono arrivati gli uomini, bla bla bla. E ok. Ah, mi chiamo Lumaca, è puttana. Io ti posso chiamare puttana, vero? In trappola! Che fosse un trucco? Quella voce al telefono che sembra così simile alla mia, che sembra conoscermi tanto bene, mi sta conducendo secondo una sua trama segreta e malvagia? Ma ho forse scelta? I suoi scopi mi sono ignoti, ma devo ritrovare i ragazzi. Sono pronto a seguire qui questi macchinari anche al centro della Terra, se mi condurranno da Edwin ed Enoch. Anche Enoch comunque, cioè, poteva opporsi sin da bambino. Non mi chiamare Enoch, porca troia! Wow. Telefono, si può passare? Ah, si può passare. Pensavo mi ustionasse. Sì, il fiore del cactus del gabbiano. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, man. Ci mancherebbe. The piston room and into the tunnels, then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. Perché il mio piccolo amico? Poi? Non posso essere un tuo grande amico. Comunque, cosa volevo dire? Volevo dire che quest'uomo si configura come cattivo. Ok, quando la terra trema sono gli sforzi del drenaggio. Bla bla bla. Ok, ho capito. Sì. Non mi fa neanche più paura sto gioco. Sto camminando nel buio con una sicurezza in corpo. Perché parlo? Posso stare zitto durante i commentary? D'ora in poi, porca puttana. No. Ok.
Non lo dico più! Che non mi fa paura! Ok? Ok, ora sto ricominciando piano piano a cagarmi addosso, ok. E questo andrà giù? Su. No. Ah, manca qualcosa. Il sabotatore è passato di qui. Affascinato. Affascinante. I cancelli sono troppo pesanti per un uomo, perciò li hanno sospesi a una catena che si avvolge su un tubo. Forse posso farlo ruotare con questi interruttori elettrici, ma il fusibile è bruciato. I motori non possono partire e quei cancelli rimarranno una barriera impenetrabile. Oh, com'è la vagina di tua mamma? Com'è? Com'è? Ok. Wow, cos'è impenetrabile? Cos'è impenetrabile? Niente, impenetrabile. Davvero? Questo è il fusibile? Davvero? Questo è il fusibile? No. Cos'è questo? Mi sto girando all'infinito. Ok, posso anche farlo al contrario. Cosa mi serve questo? Ad alzare o abbassare con quello coso. Ok, allora andiamo indietro ora. E speriamo vivamente. Aspettate un attimo, lo faccio ancora una volta, ma per essere sicuro che è al massimo, ok. Spero vivamente che questo non sia il fusibile, se no è davvero imbarazzante. Sembra un fusibile, ma spero che non lo sia, perché gli... Forse devo... No, per favore, no. Oh mio Dio, gli enigmi per bambini deviati mentalmente dalla visione dei Teletubbies antropomorfi nudi. Ma certo, l'ho già risolto. Ecco cosa hanno scritto, ecco a cosa si riferiscono le varie riviste quando mettono tra i difetti enigmi stupidi. Beh. Ho visto qualcosa. Ok, fottiti amico. Ho visto davvero qualcosa, ma non voglio indagare, quindi me ne vado in maniera frettolosa e spaventata. Ok, ora giriamo questo. Vediamo se serve a qualcosa. Aspettate, questa in teoria cosa sollevo? È tipo... ok, quanto siamo fra l'altro? 12. Allora, voglio se... Ah, una pala, ok. Voglio un secondo vedere cosa c'è indietro. Giusto per vedere se è accaduto qualcosa. Ah, lo sapevo io che non dovevo girare ancora quella leva. No, in verità l'ho fatto random. Sì, quando la terra trema sono gli sforzi per il drenaggio. Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. Sì, ok. Avete finito con le frasi a caso? With its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Ok, ah, ecco cosa ho abbassato, il ponticello, carina sta cosa. Fanculo, bisogna essere lì. Yurikeki misti a... Ozzy Osbourne. Non c'entra un cazzo. Ah, ok, so come farlo. Cosa avete capito? Intendo passare qua sopra. Voilà. Voilà. Alla vista un umile veterano del vaudeville, chiamato a fare le veci sia della vittima che del violento, dalle vicissitudini del fato. Questo viso non è vacuo, vestito di vanità, ma semplice vestigio della vox populi, ora vuota, ora vana. Poi non me la ricordo. Non me la ricordo tutta, scusate. Tuttavia questa visita alla vessazione passata acquista vigore, devotata alla vittoria sui vampiri virulenti, granti del vizio, che aprono... non me la ricordo. Wow! Questa mi sa che bisogna sfondarla con i barili, vediamo se è vero. Si può far cadere sta affare. Ah no, lo so cosa occorre fare adesso. Con quell'altro interruttore abbiamo aperto quest'altra porta, giusto? Sono un genio, il genio della lampada! Fanculo, questo non me lo aspettavo! Non potete basarvi sui botti improvvisi, stronzi! Dove vado adesso? C'è una porta qua? Ah, no, è sicuramente chiusa. Ah, ok. Ok, allora bisogna per forza andare di qua.
Buono, ok, meno male che... No, beh, meno male. Non lo so neanche se è un bel... Non so neanche se è un bene o un male il fatto che sia così tanto lineare, perché boh, ad alcuni piace, ad altri no. A me alla fine sì, perché non mi devo stare a fare il nervoso perché non capisco dove devo andare. Però al contempo mi sono comunque bloccato. Devo pensare un attimo. Allora, no, di qua siamo arrivati, quindi ci deve essere per forza un qualcosa qua. Come dicevano in Lemony Snicket, ovvero nel film Una serie di sfortunati eventi, c'è sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa. Io amo quel film, ragazzi, lo amo alla follia. La colonna sonora, gli attori, la trama, tutto di quel film amo. E per quello che lo so, cioè per quello che ne sto parlando. Guardatelo se non l'avete fatto! Ok, questa parte bisogna per forza sollevarla tramite gli ingranaggi del diavolo. Quindi, wow! Wow! Di là, però, non si può andare, ma di qua? Sì, c'è una... Minchia, ma è talmente buio sto posto che non si vedono le strade. Oh, eccolo lì. Ma guarda te quanto è buio sto posto. Oh, mi ha inquietato! Che cazzo, sta crollando tutto! Che schifo di rumori! Una tascata di fusione fuori uso, questo sabotatore metodico, ma piuttosto ripetitivo. Quei barili, come sto gioco, quei barili emanano un fattore terribile, qualcosa... Qualcosa che contengono, che spero contenga qualcosa, se il pezzo forte della gamina che nasce i miei figli, ok. Ma... Andiamo avanti, minchia sta musica, mi inquieta. Andiamo avanti nella prossima parte, lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage, iscrivetevi su YouTube, bella ragazzi, ciao! Ok, cos'è? Ah! Pappagallo! Si è aperta la porta! Te lo giuro! A chi?